Abbiamo preparato la partita in un certo modo, però proprio perché abbiamo preparato in un certo modo non dovevamo prendere quello che abbiamo preso. Aver giocato di nuovo con tre centrali o tre difensori centrali, dovevamo essere un pochettino più attenti e più accorti, anche perché la partita appena iniziata, nei momenti iniziali è dove bisogna prendere misure, però è capitato, anche se poi dopo, devo dire, abbiamo tenuto il campo anche egregiamente, però non siamo stati incisivi come le altre volte, abbiamo fatto poco per andare a far male davanti. Io sono allenatore, devo cercare di preparare la partita in un certo modo anche sotto l'aspetto caratteriale. E questo, in questo siamo mancati, perciò mi assumo responsabilità, perché è normale, l'allenatore è il capo, è quello che deve infondere, deve fare. Forse a volte c'è un problema inverso: caricare troppo prima della partita ti fa un effetto come quello che abbiamo visto oggi. Sicuramente, se uno da fuori vede il Siena di oggi, non potrà dire molto sotto l'aspetto dello stare in campo e di giocare la partita, ma sotto l'aspetto dell'aggressività, della compattezza e della cattiveria, non è stato il solito Siena, insomma. Ogni tanto un blackout ci può essere, considerate che abbiamo fatto solo gol immediatamente, considerate che quando si vuole fare tanto bene, tante volte si ottiene l'effetto contrario, cioè ci si scarica anziché, dopo tanta tensione magari ci si scarica anziché caricarsi. Questo però a noi non deve succedere più, perché da qui alla fine avremo 18 battaglie su tutti i campi. Per noi il mercato è stato un problema fino ad oggi. Quando sul mercato, insomma, è difficile operare in maniera decisiva, determinante, per varie ragioni, e qui diventa un problema il mercato, perché distrae anche quelli che hai. Adesso non so se in 2 giorni il problema diventa la soluzione, avendo solo 2 giorni e avendo poche possibilità di scelte, quindi vediamo, però fino all'ultimo avevo detto tentiamo di fare qualcosa, speriamo di avere più fortuna in questi ultimi 2 giorni. Oggi credo i meriti vanno alla Fiorentina perché credo che sia stata un'ottima Fiorentina e forse è stata una delle migliori partite di quest'anno. Quindi... Se non c'eri te, forse alla fine del primo tempo la partita poteva essere già chiusa con quei due interventi proprio allo scadere. No, io sono lì per parare, quindi sai, abbiamo preso gol subito, quindi abbiamo dovuto un po' sbilanciarci. E abbiamo subito magari più situazioni da gol, forse dovevamo stare un po' più compatti, è vero, però c'era tanta foga perché era un derby, quindi avevo la voglia di andare a recuperare la partita e tutto, quindi ci può anche stare. Purtroppo abbiamo preso gol a freddo e quindi ecco, la partita ha cambiato totalmente aspetto e totalmente logica. E peccato perché comunque era un gol evitabile, sicuramente è da rivedere assolutamente per vedere dove correggere l'errore in modo sempre positivo, positivo. E il calcio è bello comunque perché ecco, già fra 3 giorni abbiamo la possibilità di rifarci. Dispiace per il derby perso, dispiace per tutta la gente di Siena che ci ha seguito in massa, però ecco, siamo dispiaciuti anche noi giocatori. E mercoledì ci aspetta una finalissima perché comunque sono punti che valgono doppi. Comunque non è che non stavo attaccando a Fiorentina, eravamo un po' tutte e 2 squadre lì, abbiamo preso un gol evitabile, vabbè, ci rifaremo col Catania. Ecco, appunto, tra 3 giorni si torna in campo, uno scontro diretto contro il Catania da non fallire. Sì, cercheremo subito di portare a casa punti, possiamo rifarci subito, quindi penso che la squadra adesso sia già con la testa a mercoledì.